il meccanico. Thank you.
geçiyor. No. Si vede che sono desiderati, cercano, che ti devo dire? Ho perso l'autobus. Ma mi devo accompagnare. Agli scout dove? Scusa, mo ti accompagno io. Scusa. Ah, già stai da piedi. Vabbè. Prego, va bene, ciao. Sì, no, Cristian non c'è, c'è solo Luciano che sta giocando. Ciao.
Thank you.
Ah,
Rafael. Raffaele, tieni il computer, Raffaele, tieni il computer aperto per il momento. E quante ne hai che buttano aria fredda dentro? Allora. Scusa Raffaele, ma quante ventole c'hai? In totale. Senza contare la scheda video, il case, il computer, quante ventole c'ha? E che cavolo di case c'hai? Raffaele, mi fai una fotografia al case e me lo metti sul gruppo, per favore? Perché quello devi creare un ricircolo di aria. Le ventole, un gruppo di ventole in estrazione che tolgono aria calda e un gruppo di ventole che portano dall'esterno verso l'interno aria fredda, e devi metterle in modo che l'aria circoli. Teoricamente sì, perché il calore va tutto verso l'alto. Allora sopra devi mettere quelle che tirano fuori l'aria, e avanti o dietro, di fianco, dovunque sia, quelle che mettono aria fredda. Oppure tutte le ventole che stanno verso l'alto devono tirare fuori aria calda. Tutte quelle che stanno verso il basso o al centro del computer devono portare aria fredda verso l'interno del computer. Perché sennò... A parte che non funziona, ma è insufficiente non solo per la scheda video, ma per tutto è insufficiente il ricircolo d'aria. Hai fatto una foto? Non vedete? Aspetta, poi fammi vedere la foto. Fai una fotografia da lontano, il complessivo del case. Oh, no, questa no. Allora, questa verde che c'hai dietro, Raffaele, io dalla fotografia che hai messo vedo. Allora, ok, allora quella verde che c'hai qui, che si vede nella foto, deve portare l'aria fuori dal computer. E non ti puoi sbagliare, perché se... Ok, mo fammi vedere le altre ventole. Fammi vedere il davanti del computer e sopra. Fammi vedere. Ah, eccole. Uno, due, le vedo. Uno, due ventole. Queste due ventole dove stanno messe? Quelle trasparenti.
va bene. Sopra, fammi una fotografia di tutto il case. Qui si vede soltanto tre, sono tre ventole, queste sono poche. No, ma in generale, Raffaele, fammi una fotografia. Oh, ho capito che case c'hai. Allora, qui davanti dove c'è la X verde, là ci devi mettere una ventola o due ventole in ingresso, cioè portano aria verso l'interno del computer. Ok. Oh, una ventola da 120, una da 140. Quanto c'è? Ah, ok, va bene. Deve portare aria dentro. Adesso sopra, fammi vedere sopra la parte alta del case. È chiusa. No, non tutti ce l'hanno. Ma là ci devi mettere là ci devi mettere le ventole, dov'è? L'aria calda non esce da sola. Sì, sì, caro. No, così non... Dove c'hai quella presa che difensi tu? Quella non è una presa d'aria. Là ci vanno... Se togli la griglia, ci vanno le ventole. Quelle ventole lì cosa fanno? Sono quelle che tirano fuori l'aria calda, perché il calore va verso l'alto, ma non esce da solo dal case. Ce l'hai lo spazio sopra. Comunque, una, due. E che processore c'hai, Raffaele? Scusi, che scheda grafica c'hai? E allora il problema. E allora, di quando è il computer? Di che anno è? Quanti anni c'ha? Quanto tempo?
Perché se è il processore o è insufficiente la ventola che hai messo sopra, perché io l'ho vista, o è insufficiente, o si è asciugata la pasta termica. Tra la ventola e il processore c'è una pasta termica che serve per aiutare la dissipazione di calore. Se questa qui si è asciugata perché si è indurita, o sta messa male, o ce n'è poca, possono essere tanti i motivi. Non dissipa, non aiuta la dissipazione di calore. Il processore si scalda e va in protezione. Ma quando il processore va in protezione, il computer si spegne. E allora non è il processore. E ho capito. Certo, non pa no, non parte. Se è un problema di temperatura, non parte. E allora è un altro il problema. Quelli non vanno bene. Quelli non vanno bene così. Cioè, davanti alla ventola da 140, perché tu oltretutto hai una ventola sola, non ci deve essere, ci deve essere il meno possibile, perché l'aria che viene portata dentro, se sbatte contro i cavi o qualsiasi altra cosa, non si diffonderà mai all'interno del case. No, tagliare non li puoi tagliare, li devi soltanto sistemare in modo che non stiano davanti al getto dell'aria, alla ventola. Comunque, se tieni il case aperto, teoricamente tu i problemi di calore non li dovresti avere perché il case non è chiuso, è aperto. La dissipazione di calore avviene verso l'esterno. Quello sì. Beh, se il computer o un componente hardware supera la temperatura a cui è impostato, il computer va in protezione, si spegne. Non lo so, questo lo deve vedere Raffaele, perché sennò. Questo non lo so. Gradi è nullo perché io all'interno del case in questo momento ne ho 30. Sì. CPU Z.
infatti. Che mica è detto che sia il processore o la scheda video, però assicuri che c'hai la temperatura alta del chipset. Non esiste una temperatura ideale. Non esiste, c'ha una temperatura massima in base al processore che non deve superare. Tu puoi avere un processore che arriva a 100 gradi, a 99 gradi lavora benissimo, senza problemi, c'hai un processore che arriva sempre a 100 gradi. A 80 gradi già non funziona più. Non esiste una temperatura. Loro ti dicono che non deve superare una temperatura X in base al tipo di processore. Il mio processore, l'i7 7700K, a 100 gradi lavora ancora bene. Ma manca a me. Io il massimo che ho raggiunto 75. Thank you.
40 gradi, 40 gradi è una temperatura normale di funzionamento, niente di che. Soprattutto non devi rompere i maroni. Mettiti in un angoletto, fatti una mezz'oretta di percorso. Thank you.
Normale, 41 gradi, una temperatura normale. E allora non è. Si chiude tutto come l'altra sera, stava lì il punto in bianco, se ne esce dal gioco e si spegne.
ci riproviamo. E poi lui lo salva in automatico. Non lo so, io questo non ho trovato niente su questo, su questa cosa. Ho trovato... con un paio di video, se poi li cancella, no. Sì. Io adesso, oltretutto, io l'ho fatto sul mio canale Twitch, ho caricato dei video miei personali di Gigant Machine. Se tra 15 giorni me li butta Twitch, arrivederci e grazie. Io ce l'ho tutti pronti per la pioggia, per la neve, per il ghiaccio, sul Red Bull con la Ferrari ce l'ho tutti pronti. E infatti io per quello ho detto, io ce l'ho pronti sia per la pioggia che per... Però per chi non ha provato, ha avuto la possibilità di fare delle prove libere, si può mettere un qualcosa di più lungo. Dovresti avere su Twitch, aspetta, su Twitch dovresti avere adesso anche una specie di studio creator come quello di YouTube, che ti permette di aggiustare i video.
Sì, editor, una specie di, sì, un editor per i video. Va bene.